Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi facciamo lo spacchettamento. Ho soltanto aperto la busta così per non avere, diciamo, fatica nell'aprirla. Facciamo lo spacchettamento per quanto riguarda Pink Panda. C'erano dei prodotti scontati, molto molto scontati, se non mi sbaglio arrivavano fino al 70%, e quindi ho voluto fare questo acquisto. Ovviamente vi faccio sapere di che cosa si tratta, e in più, come sempre, c'è la beauty bag, la Black Friday. Se è uguale a quella, già l'avete già vista, ma ovviamente andiamo subito a vedere cosa ho preso. Ci sono tutte le confezioni, li hanno confezionati così, quindi ottimo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Ho preso altre cose per quanto riguarda le skincare, perché voglio trovare i miei prodotti e voglio trovare sia per quanto riguarda nel senso alto costo, sia per quanto riguarda basso costo, perché ovviamente quando vi faccio vedere determinate cose vi voglio dare la possibilità sia di trovarla a, diciamo, un prezzo basso, sia per le persone che gli piacciono, sto schiacciando le bollicine, gli piacciono, diciamo, spendere qualcosa in più. La prima cosa che vi faccio vedere è questa, ed è AGF Serum, quindi questo è un siero, si mette sia la mattina che la sera. Dovete stare attenti se vi porta irritazione, significa che non è adatto alla vostra pelle. E andiamo a vedere di che cosa si tratta. Apriamo forbice e andiamo a vedere che cosa c'è scritto, se ci sono scritte altre cose. Vi faccio vedere come è la confezione. È questa, vedete, è una boccettina così, e questo è un siero, l'abbiamo già detto, applicare sul viso, sì, l'abbiamo già detto, ed è un siero che si può applicare sia la mattina che la sera. Ovviamente lo proverò e vi farò sapere. Vediamo se ha odori. Sì, ha un odore, non capisco però. Io di norma cosa faccio? Di solito lo applico tipo sulla mano, così, e lo tengo un pochettino. Se mi porta prurito o irritazione, io sul viso non lo metto. Non so voi come fate a capire se un prodotto vi piace o se un prodotto ha un effetto particolare sul vostro viso. Io faccio di norma così. Per quanto riguarda i prezzi, io ce l'ho, ma ve li metterò giù nell'info box, così viene anche meglio. Il prossimo prodotto che vi faccio vedere è Super Fruit Extra, ed è un toner, no, è un serio, è un primer, scusate. Questo si può applicare 2-3 gocce sul viso, perfettamente pulito, alla mattina o alla sera, prima di passare all'idratazione. Per usarlo come primer, applicare 1-2 gocce prima del trucco, quindi lo possiamo usare sia come siero normale mattina e sera, sia come primer per quanto riguarda il trucco. La stessa identica cosa, lo apriamo perché ovviamente non ho aperto niente. Andiamo a vedere com'è. Poi ovviamente butterò tutte le scatoline, perché non è che mi tengo tutte queste cose, se no già prima che utilizzo una cosa ci sto dicendo. Ah, questo a confronto all'altro è più, sembra diverso. Sì, vedete, ha un, non so se si vede, ha un colore tipo da sirena. Lo proviamo sulla mano per vedere com'è. Ah, è diverso, guarda, ha delle gocce all'interno, tipo sembrano glitter. Sicuramente non saranno glitter. No, no. Ma che odore, buonissimo. Di pasticcini. Maronna. Comunque non ha glitter. Cioè, vedendolo così, sembrano dei glitter. Però poi sfumandolo bene, vedete, non ci sono glitter. Non ci sono glitter, però sembra più luminosa la mano.
sembra più luminosa, non so se si vede la parte spenta. Questo pure, curiosità, vediamo, poi lo proviamo bene bene e vediamo ovviamente com'è. Andiamo avanti perché non ci dobbiamo perdere, ci sono tanti prodotti. Allora, vediamo questo che cos'è, perché non è che me li ricordo io, non me li ricordo. Ah, ok, questa è una maschera in gel, sempre della Revolution, questa è la confezione, Revolution Warming Gel, ed è una Moisturizing Mask, vediamo se c'è scritto. Vabbè, dovete vedere, con la maschera viso idratante ovviamente. Applicare una o due volte alla settimana, evitate la zona degli occhi, tenere in posa per 10-15 minuti, potresti percepire una leggera sensazione di calore, risciacquare bene. Ok, questo ovviamente non vedo l'ora di utilizzarla. Ovviamente, come vi ho detto, per i prodotti della Festi poi faremo un video dove utilizzeremo proprio questi prodotti, quindi vi farò vedere anche l'utilizzo. Ma guardate qua, tipo gel, no, ma è bellissimo. Guardate anche il coperchio, guardate, guarda. Io, questo profumo, che cos'è? Sapete che forse assomiglia a una crema che utilizzo in estate per il corpo? Dopo sole. Maronna. Buona, guardate com'è all'interno. Ma è pazzesca, veramente bella. Si muove pure. Molto, molto bella. Non vedo l'ora di utilizzare anche questa. Poi andiamo avanti. Cosa abbiamo? Vedo Revolutions. Ah, altri due prodotti di Revolution. E abbiamo questo, che cos'è? Un altro siero. Ah, ho preso una marea di siere allora. Sì, è un siero. Agitare bene prima dell'uso, applicare sul viso al mattino e alla sera per un risultato migliore. Ho preso una marea di sieri, è brava. Questo perché bisogna fare gli acquisti in mente lucida. Vediamo com'è questo siero. E questo, agitare prima dell'uso. Ha 10% di Matrixil. Io quando ho fatto l'ordine ovviamente li vedevo scritti per sapere che cosa erano, ora ho messi così. In caso facciamo una cosa, se io trovo la descrizione perfetta di quello che è questo siero, perché mi sembra strano di aver acquistato tutti questi sieri, ve lo scriverò qui, così sapete benissimo di che cosa si tratta per quanto riguarda questo siero. Perché ci dovrà essere un motivo perché ho preso tutti questi. Oltre che l'ho visto in giro, vabbè, questo è uguale al primo, a tutte queste bollicine. Vabbè, in caso ovviamente vi farò sapere e lo troverete scritto proprio mentre vi faccio vedere il prodotto. Questo invece che cos'è? Questo, vedete, è un altro siero, quindi o sto cercando il mio siero della vita, perché dov'è? Agitare prima, pregare il viso il mattino e la sera, sì, è uguale. Questo multipeptidi serum, sì, questo è un plumping, quindi vi metterò quello che c'è scritto direttamente dal sito, perché mi sembra strano che abbia preso tutti questi sieri, perché può darsi che così c'è scritto soltanto siero, ma lì nella pagina, come mi capita spesso, poi c'è scritto altro. E questo è uguale a quello di poco fa. Sì, vediamo com'è. Sì, è uguale. Questo sa di alcol, sinceramente.
Sì. In siciliano lo chiamiamo spirito, color rosso, per fare le punture. Allora, poi vi farò sapere ovviamente perché non sono sicura di questo prodotto. Allora, andiamo avanti. Ah, l'ultima bustina, vedete? Abbiamo finito, siete contenti? L'ultima bustina e vediamo cosa ho preso mai. Carta. Plastica. Ah, vero, vero, vero. Avevo preso qualcosa di makeup. Ma come mai? Allora, avevo preso questo set. Credo che sia un set. È un set. Sì, è un liquid lip topper e un lip pencil unicorn. Ed è questo. Guardate che packaging fantastico. Nella colorazione Unicorn Paradise. Paradiso. Eia. Allora, vediamo se riesco ad aprirla. Io non li apro prima perché non voglio togliermi la possibilità di rimanere scioccata. E quindi di solito non apro niente. E lo so, è sbagliato perché se io aprissi non perderei tanto tempo. Allora, come si trova? Ah, vedete? Questa è la combo, ovviamente la dobbiamo swatchare, almeno questi li dobbiamo swatchare se non abbiamo swatchato niente. La matita è questa. E il topper è questo. Molto molto carino. Vediamo un po' com'è. Wow, la matita è carinissima. Non so se utilizzo questa tipologia di matita sulle labbra. E il topper è questo. Mamma che glitter che c'ha. Mamma mia. Bello. Bello, 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 bello. È bello, bello. Si vede? Sì, yes. Guardate qua. Bello, molto, molto bello. Lo proveremo e quindi ve lo farò sapere se è buono oppure no. E questo si chiama Unicorn Paradise. Poi ho preso questo che è un lip balm della Makeup Obsession, che è questo. Non lo apro perché è un lip balm, adesso non lo posso mettere, quindi non lo apro adesso. Poi ho preso una matita della NYX che apriamo insieme. Vediamo se riesco perché ho una paura di farmi le unghie. Perché ancora le ho fatte ieri le unghie. Queste sono le mie unghiette per questo mese. Vi piacciono? Ditemi se vi piacciono le mie unghie. Allora, la matita in questione è la Lip Pencil Mahogany, credo si chiama così, Mahogany. Ecco qua. E il colore è questo, sì, è un marroncino. Mi serviva perché avevo i rossetti di Huda Beauty, ma non avevo la matita. Ed è questo, questo colore qua. E poi ho preso la colla per le ciglia finte, visto che sto facendo la prova nel mettere le ciglia finte, non assicura niente, questa. E poi ho preso un powder puff di NYX nella colorazione Willpower. Questi non li ho mai presi e quindi mi sono messa sinceramente curiosità perché all'inizio ne avevano parlato tantissimo, poi è andata a scemare questa cosa e quindi non l'ho più provati. La confezione è questa, il colore mi piace tanto, speriamo che sia il colore giusto. Ah sì, ok,
Bello, è un color cipria. Un rosa antico. Sì, come piace a me. Sì. Bello. Bello, guardate. Questo. Molto, molto bello. E ha pure l'applicatore a spugnetta, quindi lo potete anche utilizzare. Aspettate che mi pulisco la mano. Bello. Questo mi piace, può darsi che ne possa acquistare anche un altro. Sì, proprio, mi piace. Guardate qua. Bello, molto, molto bello, mi piace. Azzeccato. Allora, rimaniamo allora così per quanto riguarda i sieri, perché per acquistarli così vuol dire che avevo qualcosa, avevo letto qualche cosa nelle recensioni e tutto. Vi farò sapere come mi ci trovo e vi farò ovviamente, vi scriverò sotto se questi prodotti mi piacciono o non mi piacciono e a che cosa servono. Andiamo alla Black Friday della Mystery Bag. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Tac, tac, tac. Si dice in siciliano. Allora, sì, vedo su per giù le stesse cose. Allora, maschera per i piedi. Questa. Poi abbiamo lo stesso Very Berry, questo qui, che sarebbe questo il mio, ed è il Very Berry, Very Berry, Very Berry, però la colorazione sembra più scura. Però è uguale. No, no, è uguale. Very Berry, sì. Questo è uguale a quello che ho io. Poi c'è uno smalto. Sì, il pacco è uguale. C'è la mystery bag, è uguale, ma non vi preoccupate perché la metterò in palo anche questa. Lo smaltino, e poi c'è la maschera. Sì, è uguale proprio. La maschera è uguale all'altra volta. Li devono fare diversa perché se uno fa più di un acquisto, non dovete mettere le stesse cose. Non è normale. Questa, la Glove Gold Peel Mask, ed è questa qui. Ovviamente queste con le altre cose che ho trovato e altre cose che troverò nei prossimi, saranno messi in pilo per, in pile, palio per dei giveaway. Quindi state attenti alla mia pagina Instagram e anche qui su YouTube perché farò anche dei concorsi e quindi vi farò sapere. Niente ragazze, per quanto, ragazze e ragazzi, per quanto riguarda questo video è tutto. Ditemi quale di questi quattro seri se si siero. Ditemi di questi quattro sieri cosa ne pensate, se le avete utilizzate, se le avete acquistate, quale di questi quattro vi piacciono. E scrivetemi un commento, io sarò ben disposta a leggere ed essere più attenta la prossima volta nel prenderne almeno uno invece di quattro. Comunque, io li ho presi perché avevo curiosità di questi prodotti perché ne ho sentito parlare tantissimo qui su YouTube. Ci sono proprio dei YouTuber, oggi non riesco a parlare, ci sono dei YouTuber che per quanto riguarda questi prodotti li identificano dupe dei farsali, quindi ottimo. Così abbiamo la possibilità di fare degli acquisti, diciamo, a basso costo, ma con prodotti veramente, veramente validi. Io, come vi ho detto, vi scriverò tutto sotto, quindi non vi preoccupate. Ditemi se l'avete acquistato, almeno così ci scambiamo le idee. Io per quanto riguarda questo video vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!